Il mondo intorno a te parla, ascoltalo. Fallo con gli apparecchi acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Libri che passione ad Artogna torna dopo anni di assenza il mercatino del libro usato. Apre domenica 5 giugno nella sede del centro ricreativo di Via Franzoni. La libreria usata è da parecchi anni che c'è. Per alcuni anni non l'abbiamo più esposta ad Artogne perché non avevamo il posto e quindi la facevamo solo in estate a Montecampione grazie al consorzio che ci dà il locale. Quest'anno, visto che abbiamo aperto il centro e le iniziative a giugno sono un po' di meno, allora abbiamo pensato di riaprirla qua per questi 15 giorni. Apriamo la fiera del libro e l'idea è quella di riciclare i libri che spesso vengono comunque buttati o comunque non vengono più utilizzati, dargli nuova vita rivendendoli e con il ricavo finanziare le nostre attività. Come contorno alla fiera del libro verranno organizzate una serie di iniziative dalla presentazione di libri ad un centro ricreativo estivo sul tema della lettura. Presentazione dei libri di autori locali, ci sarà Luca Dalla Palma, Alessandro Domenichini e Simona Piccinelli che presenteranno i loro libri. Poi ci sarà in specifico per i bambini un CRE di una settimana in cui lavoreremo sui libri, giocheremo coi libri, insomma faremo un'animazione alla lettura. I bambini delle scuole elementari poi sono stati invitati a venire negli ultimi giorni di scuola a far visita alla fiera e magari appunto anche a fare una lettura animata anche per loro. Un'altra cosa che ci piacerebbe tanto riuscire a fare è creare un club del libro che si incontri magari mensilmente per leggere il libro insieme, per commentarlo, insomma per creare anche altre iniziative legate ai libri. Intanto prosegue anche la raccolta dei libri. Noi sono anni che raccogliamo i libri, infatti tantissime persone ce li donano. Desidera donare libri, basta che si rivolga a me, mi trovate su Facebook per esempio, c'è anche la pagina del centro ricreativo, anche la pagina della Fiera del Libro, quindi insomma potete contattarci e volentieri. Ecco, l'unica cosa che non raccogliamo purtroppo sono le enciclopedie, perché oramai quelle non le usa più nessuno. Poi il resto più o meno va bene tutto.